Invece ecco, questo movimento crea situazioni nuove nelle alleanze della No, Lega e non credo. comunque Io credo che i 4 milioni di cittadini italiani che vivono sotto la soglia di povertà o i sì, no, per 50.000 questo lo esodati che sappiamo. rimangono, credo che siano ben poco preoccupati rispetto a quello che accade a Verdini o quello che si sta costituendo. No, io do una lettura politica che vede, secondo me, il Presidente del Consiglio in grandissima difficoltà e ha la necessità di poter trovare sponda, in modo particolare al Senato, dove i numeri sono alquanto ballerini, alquanto labili, la necessità, ad esempio, in modo particolare sulle riforme. Abbiamo il Presidente della Commissione Affari Affari Costituzionali istituzionali. in grossissima difficoltà sulle riforme, ma non solo sulle riforme. Io vedo un governo in difficoltà. Io vedo un governo che è sulla via del fallimento sul tema dell'immigrazione, sul tema delle tasse, sul tema del lavoro, che si trova nella necessità di poter campare e di poter galleggiare raccattando voti qua e là. Credo che questi siano proprio quei voti che raccatterà a destra e a manca.